Buona domenica a tutti. In questa 31ª domenica del tempo ordinario, il tema è l'amore. Viene posta una domanda a Gesù: qual è il più grande di tutti i comandamenti? La risposta? L'amore. Ama Dio e ama il prossimo. Allora, ascoltiamo insieme il Vangelo di questa domenica e poi vi do qualche pensiero per poter approfondire e metterlo nel cuore. Vangelo del giorno, 31ª domenica del tempo ordinario, 31 ottobre, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Siamo giunti alla 31ª domenica del tempo ordinario. Siamo anche nell'imminenza della solennità di Ogni Santi e la commemorazione dei fedeli defunti. Ed è interessante la domanda di oggi nel Vangelo: qual è il più grande di tutti i comandamenti? Che si può abbinare ad un'altra domanda che è stata posta a Gesù dal giovane ricco qualche giorno addietro: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E sia nell'uno che nell'altro caso Gesù pone l'attenzione sui comandamenti. Ma oggi la domanda è precisa: qual è il più grande, qual è il più importante dei comandamenti? Partiamo da una premessa. Voi dovete sapere che a quel tempo i giudei avevano 613 precetti da osservare, quindi voi capite che la vita era quasi impossibile, era fatta di precetti, di prescrizioni, di indicazioni. Ecco perché spesso i farisei nel Vangelo si scandalizzavano se c'era qualcosa che andava contro le loro tradizioni e trascrizioni. Allora Gesù racchiude questi oltre 600 precetti in uno solo: l'amore. Ma tutto parte dall'amore e tutto ritorna all'amore. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore di Dio e l'amore del fratello sono le due facce di un'unica medaglia. Non si può amare Dio se non si ama l'altro, e non si può amare veramente l'altro se non si ha un amore grande per Dio, perché altrimenti cadiamo nelle nostre umanità che non sempre approvano, accettano, anzi, tante volte ci si ribella. Allora, in questa 31ª domenica, chiediamo questa grazia al Signore di poter crescere nell'amore, di far tutto per amore, di riempire i nostri attimi e le nostre giornate per amore. Ecco, che ciascuno di noi possa dire in qualsiasi momento: ecco Signore, questa cosa l'ho fatta con amore e per amore. Buona domenica a tutti e buona solennità di tutti i santi.